Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete alle mie spalle abbiamo una Skyline R33 bianca che purtroppo non è la mia GTR, o per fortuna, perché questo significherebbe che non ho fatto i video sull'elaborazione e non posso farvi questo. Ma questa macchina è comunque una macchina molto importante per il mio canale, perché è una delle prime Skyline R33 che abbiamo costruito insieme io e Mario. È un'auto su cui abbiamo lavorato veramente tanto e oggi, oltre che recensirla, provarla e farvi vedere come va, vi racconterò tutto quello che abbiamo fatto e anche le motivazioni delle nostre scelte. Partiamo subito con qualche info di base sulla Skyline R33 GTST. Questa macchina nasce con un RB25 da 250 cavalli, la trazione posteriore, ovviamente il cambio manuale a 5 marce, il telaio, la trasmissione e tantissime altre cose, come anche la carrozzeria e gli interni, differiscono dalla Skyline R33 GTR. Questa è una cosa che ormai è risaputa, ma se me lo scrivete nei commenti, più avanti potremo fare un video comparazione tra la 33 GTST e la 33 GTR in modo da spiegarvi una volta per tutte, a voi di YouTube Italia, quali sono le differenze tra queste due automobili fantastiche. Ma passiamo subito alla parte più succulenta di questa auto, che è sicuramente il vano motore, che come potete vedere è veramente spettacolare. Quello che abbiamo fatto in questa macchina è stato prima di tutto swappare l'RB25 con un RB28, completamente forgiato da noi a partire dall'albero motore, dalle bielle, dai pistoni, tutto fatto su misura per questo meraviglioso motore. Il collettore di aspirazione è rimasto quello originale con le sue 6 farfalle, il turbo, che era già singolo nella versione RB25, ma biturbo, come ben sapete, nella versione RB26, è stato sostituito da un BorgWarner 8374, che è una turbina veramente pazzesca, veramente eccezionale, non vedo l'ora di farvela sentire, ovviamente poi accompagnata dai nostri collettori artigianali e downpipe, scarico completo e tutto quello che serve per far scaricare i gas di scarico come si deve a questa macchina. La pressione a cui gira questo bestione è di circa un bar abbondante, quindi veramente basso, perché la macchina è ancora pressoché originale per quanto riguarda sospensioni e telaistica, quindi è impegnativa da guidare e ci vogliono due coglioni così, specialmente sul bagnato. Quindi ci troviamo con un'auto che ha subito veramente tantissime modifiche, come vi dicevo prima, lo stroker del motore. Come vedete qui sopra abbiamo un'accensione molto particolare, molto ingombrante, che a me piace molto perché ha una resa parecchio violenta come corrente, e difatti ci sto facendo un pensierino anch'io. Per il resto abbiamo cercato di mantenere qualcosa di abbastanza civile. All'esterno è rimasta pressoché come era arrivata e all'interno non troviamo niente di particolare, poi adesso vi faccio vedere. Sicuramente non è la prima o ultima Skyline GTST swappata, ma questo motore per me è molto speciale perché sia il motore che il turbo che i collettori sono, nel caso del motore, il progetto che poi era il mio primo motore. Nel caso di collettori, turbo e tantissimi altri componenti, come ad esempio mi viene da sorridere la vaschetta del recupero e del lavavetri, provengono proprio dalla mia macchina, cioè fanno parte della build precedente e abbiamo passato tutto a questa elaborazione. Quindi è una cosa molto bella perché qui dentro ci sono i nostri primi sviluppi, le nostre prime lavorazioni.
Ovviamente anche l'elettronica è stata sostituita sempre con una solita centralina Altec, in questo caso con una centralina plug and play, quindi basica, che consente di mappare la macchina senza doverla scablare completamente, come facciamo sulle build più estreme, quindi più pinze. Ci sono tanti particolari, come quello che vedete qua dentro, che è uno dei nostri, diciamo, cavalli di battaglia a livello di lubrificazione, ma di tutte queste cose parleremo poi nella serie della R33 che dovrà uscire, dove analizzeremo uno per uno tutti i componenti che andremo ad installare e andremo a modificare man mano. Ma bando alle ciance, perché sono più impaziente di voi di farvi sentire questo piccolo mostro, e quindi chiudiamo, saliamo a bordo e andiamo a provare questa macchina pazzesca. Ok ragazzi, ci siamo, stiamo guidando questa bestia e mi è venuta subito nostalgia della mia e quindi porca miseria, non vedo l'ora di portare la serie della 33. Il sound di questa Skyline è assurdo, è molto diverso dalla mia, anche perché qui troviamo cam completamente originali, oltre che ovviamente le valvole e tutto il resto, e quindi questo legato alla turbina un po' più piccola e sicuramente più prestazionale di quella che ho io, che è un vecchio GT42, so cazzi eh. A casa, cazzo, cioè che sound ragazzi, che sound. Porca puttana. Allora, è cattiva. Si guida male perché non sta in strada. Pensate che questa macchina non ha nemmeno un differenziale autobloccante, quindi dà sempre un po' quell'effetto che pattina una gomma sola, ok? Però porca puttana, che cazzo di suono, porca puttana. Ovviamente valvola esterna, e come dicevamo nel video non c'è tantissima pressione, parliamo di una macchina che lavora di media a un bar, quindi veramente bassa. Sono curioso, sia io che Mario, di sapere quanti cavalli ha, però la troia, come vi dico sempre, il 2JZ è più semplice da elaborare e poca spesa tanta resa, ma quando l'RB, e nel nostro caso il 28, che è un motore che noi conosciamo come le nostre tasche e siamo sicuramente gli unici a farlo con determinate caratteristiche, sono cazzi, non c'è un motore al mondo che va come l'RB. Non c'è, non esiste. Il suono, l'erogazione è cattivissima. Con così poca pressione mi sto cacando addosso. È impressionante, ragazzi. È impressionante. È po', sì, anche lei lo dice. Così tanto, cazzo! Interrompo il video per qualche secondo perché voglio parlarvi di una cosa molto importante, ed è un'applicazione che si chiama Car Vertical. Questa applicazione vi permette, se siete in procinto di acquistare un'auto, di non prendere fregature o evitarle quasi sicuramente. Inserendo il VIN della macchina, quindi il telaio e la targa, troverà tutte le informazioni in tutto il mondo relative a quel telaio. Come vedete qui alle mie spalle, una Ferrari F430 ha davvero una storia molto travagliata,
ci sono problemi sul chilometraggio e addirittura la macchina proveniva dagli Stati Uniti e l'applicazione è stata in grado di trovare le foto di quando era in vendita, purtroppo incidentata. Dopodiché trova tutti i cambiamenti di prezzo, quanti passaggi di proprietà sono stati fatti, se sono stati fatti i lavori, se ha problemi congeniti, qualsiasi cosa disponibile nell'applicazione. È molto interessante, veramente molto economica e non solo. Vi lascio anche il mio codice sconto Angelo Nero e il link in descrizione sia per l'applicazione che per il codice sconto. Ma va tantissimo con così poca pressione! Satana sceso in terra! Satana sceso in terra! Satana! Porca troia! Turbina completamente piena, a 4000 giri, ed è grossa, eh! No ragazzi, ditemi, chi è che vi fa godere così? Chi è che vi fa godere così con una macchina buildata nella propria officina? Nessuno. Su YouTube Italia nessuno può fare una cosa del genere. Allora, sono scioccato perché sono veramente contento di come va, quindi sono contento di aver accontentato un cliente in questa maniera. La macchina ha già parecchi chilometri, adesso non so quanti ne ha fatti, ma parecchi, sono anni che gira, quindi diciamo che l'affidabilità del nostro lavoro è più che comprovata ed è quello che dicevamo. Questo è quello che si può sviluppare con questo tipo di build di albero, di pistone, di BL, senza poi avere rotture di coglioni. Spingerlo all'estremo come abbiamo fatto noi sulla... Spingerlo come abbiamo fatto noi provoca poi più usura del dovuto, ma comunque il motore resta affidabile. Questa macchina a livello di telaio, freni e sospensioni ha ancora molto da fare, perché è praticamente stock, c'è poca roba, e questo te la fa apprezzare ancora di più, perché perché è una cazzo di bara, è una bara a quattro posti con la cintura di sicurezza. Poi quando parte, io sono abituato con la mia che parte anche in terza, in quarta, magari sta sgommando, ma va dritta, no? Per il differenziale. Invece questa, avendo il differenziale libero, non sai mai da che parte pendierà, se a destra o a sinistra, e dove poi ti butterà una volta che tu alzi il piede dall'acceleratore. Quindi mai alzare il piede dall'acceleratore. Che cazzo può fare un motore RB quando ci si lavora? Sono quasi commosso, mi vengono le lacrime, porca puttana. Sia perché sono commosso e sia per i gas di scarico della wastegate esterna. Anche quello mi sta facendo un po' lacrimare, dico la verità. Forse potrebbe essere soltanto quello e le esalazioni dei gas di scarico che entrano nell'abitacolo. Purtroppo, se voi comprate gli ingredienti per una carbonara, arrivano mischiati già, quello sì, ve lo devo dire. Ragazzi, è arrivato il momento di farsi delle domande. Con un bar di pressione, quanti cavalli svilupperà questa macchina? E per fare questo faremo un giveaway, ho deciso. Oggi il primo giveaway su YouTube. Adesso andiamo da DRB Autronica
bancherò la macchina, non farò vedere il risultato, e voi nei commenti dovete semplicemente provare a indovinare quanti cavalli sviluppa sul banco questa macchina. Ricordatevi che ha solo un bar di pressione, quindi non sparate cifre esagerate, e ricordatevi che partiamo da un motore che aveva 280 cavalli, quindi tenete sempre a mente questi dati e da lì fate la vostra stima. Chi si avvicina di più vince un kit Angelo Nero di RB, che contiene adesivo, portatarga anteriore e portatarga posteriore, il portachiavi della bronzina della GTR 33 e gadget di DRB in regalo, quindi tutto gratis, compresa la spedizione, che poi vi spediranno direttamente loro. L'estrazione del giveaway la facciamo sul profilo di DRB Autronica, che vi lascio qui sotto, andate già a seguirli. Per partecipare non dovete far altro che scriverci qui sotto nei commenti di YouTube quanti cavalli più o meno ha la macchina. Dovete avvicinarvi, non dovete dire la cifra precisa, a meno che non vi va di culo e la indovinate. Non ne estraiamo solo uno, quindi partecipate come bastardi, perché alla fin fine due o tre li estraiamo in ogni caso. Adesso torniamo alla base. Questo super mostriciattolo veramente interessante, e vorrei far fare questa esperienza a tutti, perché credetemi, ne vale veramente la pena. Come avete visto, siamo riusciti a bancare questa Skyline pazzesca. Siamo sempre qui con Davide di DRB Autronica e adesso vi andrò a rispiegare come partecipare a questo giveaway, a questo contest che ho deciso di fare per il periodo festivo. Natalizio, diciamo. Natalizio, ma questo video non so quando uscirà. Qui, caro Davide, abbiamo portatarga. I miei portatarga anteriore e posteriore dell'Angelo Nero Performance, gira del contrario. Gira del contrario, anche lui vuole. Questo è il premio, ragazzi, che vincerete se partecipate. Degli adesivi Angelo Nero, delle penne DRB Autronica e gli adesivini di DRB che incastriamo qua nel dito. E soprattutto il pezzo forte che qualcuno di voi venderebbe la madre per avere, ovvero i portachiavi bronzina della GTR, che sono rarissimi e non sono ancora stati droppati se non in un piccolo give dove un ragazzo ne ha preso uno. Ok? Quindi, per vincere tutta questa roba come Marco da Crema, devo fare, dovete semplicemente commentare qui sotto nel video e indovinare quanti cavalli abbiamo bancato. Ora, se qualcuno indovina la cifra precisa, ha vinto. Esatto. Se nessuno indovina la cifra precisa, non è un problema, perché sceglieremo quelli che si avvicinano di più. Quindi, se la macchina ha fatto 103 cavalli e uno dice 100, più o meno, e nessuno siamo là, si è avvicinato a 100, esatto, ha vinto, avrà vinto lui, okay? Esatto. Gratuitamente. I premi li consegno a Davide. L'estrazione del give verrà fatta a partire dall'uscita di questo video, che è domenica come sempre, tra una settimana. Quindi vi lascio qui sotto la pagina Instagram di DRB, andate già a seguirla e continuate a seguirla per tutta la settimana, perché poi lui farà l'estrazione, la faremo insieme, vediamo come fare, e dopo lui vi spedirà. Esatto. Partecipate in tanti e in più possibile, perché ne estrarremo più di uno. Io ti ho portato 3-4 kit, bene, quindi in realtà ce n'è per tutti, potete avvicinarvi. Ricordatevi di non sparare 1500-3000 cavalli, perché non è questo il caso, questa macchina... Vi ricordo che ha poca pressione, partiva, esatto, da 280 cavalli. Bene, vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi. Spero che questo video molto godereccio a livello di sound, a livello di meccanica, vi sia piaciuto. In attesa che torni l'altra R33. Vi ringrazio, mettete like, iscrivetevi al canale, venite su Instagram, sulla pagina dell'officina, se vi serve preventivi, menate varie, scriveteci. Ci vediamo nel prossimo video e ciao!